Chi c'è qua? Chi c'è qua? Ma non me ne frega, non me ne frega un cazzo di chi c'è, chi non c'è. Chi esatto, c'è. Amico. Noi, amigos, noi siamo diversi. Noi non siamo come gli altri. Tu mi devi dire una cosa da ieri. Noi non siamo come quelli della Serie B, Juventus, i Milan, che hanno giocato in Serie B. Non grazie, siamo come loro. Certo. Noi siamo quelli delle rimonte. A noi delle partite, fondamentalmente. Prima cosa, delle partite non ci interessa mai niente. Noi siamo interisti. E la nostra storia, il nostro DNA ci dice che noi vogliamo sempre perdere, ma per poi godere quegli 8 minuti. Perché quegli 8 minuti sono tutto. Sono tutto nella vita. Persino prima dello rosso si tiravano fuori la maglietta, sì, se la strappavano. Ma infatti la gente impazzisce, la gente era già in alla la macchina. Gente ci invidia, a me mi scrivono i commenti dicendo io anch'io mi sono emozionato, ragazzi. Ma sì, quello dovrebbero essere noi. Ma sì, perché ma noi siamo solo noi, siamo noi. Loro ieri hanno vinto 2-0 a Valencia su rigore. Chi sì, se ne frega? Con il catarro espulso. Ma pensa a te, catarro. Uno è catarro, ma sputa quell'altro. Ma ti rendi conto che. Che tristezza, quello stadio. A Inter Tottenham c'era gente che era già al parcheggio ed è corso indietro perché ha sentito il boato dello stadio. Certo. È pazzia questa che qua. Ha fatto gli incidenti. Noi siamo così, abbiamo nel DNA questa cosa. Ed è una cosa storica. E questo crea l'invidia anche ai nostri confronti. Certo, perché loro vorrebbero fare come noi. Non abbiamo fatto un cazzo e poi abbiamo fatto la tripletta. Pa, 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 pam. È che è così. Noi o vinciamo tutto o non vinciamo niente. O facciamo quello che in 110 anni non ha mai fatto nessuno. Ma certo, noi li facciamo così. Neanche la FIA. E abbiamo qua un elenco. Esatto, questo del recente, del calcio moderno, perché nel calcio passato non siamo andati a spulciare, ma questo qua comunque è il nostro DNA. Ora ti inquadro io, adesso vi inquadro, allora. Anzi, no, devo lasciarlo così. Allora, vai Fabio. Oltretutto, dopo le rimonte, nell'Inter è sempre successo un qualcosa che ha fatto scattare un qualcosa di molto più grande della rimonta stessa. La pazzia della pazzia. La pazzia, perché per forza noi siamo matti, noi devono aprire gli ospedali psichiatrici per noi, ma siamo. È vero! Allora, squilibrati presenti. Sempre presenti, ovunque, contro chiunque, soprattutto contro lì BBBB, i Milan Juve. Certo. Allora, Inter Salernitana, io ero allo stadio, ero presente a secondo arancio, perdevamo 1-0, gol di Michele, 1-1 raffarato, facciamo schifo, giocavamo male. E a un certo punto al 92esimo Jay Zanetti che c'era già nell'Inter quei tempi lì, pensa te che storia Simone. Che ha fatto gol, il secondo raggio esplode, la gente faceva i gestacci dell'ombrello a quelli della Serenità dal primo anno in Serie A che vincevano a San Siro. Invece hanno perso e poi dopo saltò Simoni e poi dopo ci fu la partita Inter-Real. Precedentemente Inter Real, che ha vinto con gol di Roberto Baggio. Schifo ancora, Simoni esonerato perché Moratti gli ha preso, perché Moratti in quei prima di aspettare gli ha preso prima perché era già uscito dallo stadio, come ha fatto avanti col Tottenham, era già uscito, ma Moratti poi gli dava il premio. Moratti ha dichiarato che si è pentito di quell'esonero. Sì, l'ha detto successivamente. Sì. Infatti io non volevo che lo segnerava perché c'era Luis Nazario da Lima, Roberto Baggio, sì, comunque certo. C'erano questi giocatori. Poi c'è stato un Inter Sampdoria. Abbiamo fatto il DVD, porco Diaz. Cazzo, con Recoba che segna nel recupero. Perdiamo 2-0. E Mancini, gesti dell'ombrello contro la tribuna rossa. Bellissimo. Perché gli interisti fanno sempre l'ombrello, fanno, tutti glielo facciamo. Ed è giusto che l'altro lo faccia noi. Certo. Poi c'è stato Inter Torino con capelli. Madonna, con capelli grigi, tale Hernan Crespo. Che eravamo insieme a casa io e lui, che sono volate le sedie, sono volati i tavoli, sono volati. E poi Crespo ha pianto. Ha pianto perché era rientrato all'Inter e giocava poco perché Mourinho non è che. Grande capelli grigi. Grande cross capelli di figo. Grigi. Cross di figo. Col Torino. Inter Roma, Supercoppa Italiana. C'eravamo. Presenti allo stadio con scontri precedenti da partire. Belli. Bisogna dirlo, scontri. Scontri, sì. Scontri dal primo pomeriggio. E certo, dentro nelle bancarelle. Se ne hanno presi i romanisti. E 4-3-3-0 per la Roma. Ti ricordi quello che ha detto? No, ma io non sono un ultra. Se aveva la non maglia. Sono un ultra, sono la maglia. Via, sciapa, due sberle, no, aveva la maglia con Milano, col Duomo che bruciava. Pensa a te, ma sì. Anche i panini li hai rubati. Questi romani. I cellulari. Ma si può. Comunque, perdiamo 3-0 al primo tempo. Allenatore della Roma, Spalletti. Certo. C'era lui. Spalletti. Giocavano bene con Taddei. E ai supplementari, Luis Figo, che comunque è nerazzurro ancora adesso, certo, nel cuore. Certo. Perché poi questi giocatori, Recoba, capelli grigi, Roberto Mancini,
Luis Vigo, Jay Zanetti, è gente che c'ha l'interismo nel cuore, delle Rimonti le fanno quelli nel cuore, certo, capito? Le fanno loro, io ho visto che l'altro giorno i signori del calcio su Sky, che c'era Mike Ondaga Sisenando, lui ha giocato nel Monaco, nell'Inter, nel Manchester City, nella Roma, lui ha detto che è interista, certo, ricordiamoci queste cose, è l'interismo, e anche lui ci mandava a fanculo, ha fatto bene, certo, poi Inter Siena, Walter Samuel, madonna, 4-3, non ce ne frega un cazzo, a noi della partita non ce ne frega un cazzo. Zero. Dinamo Kiev Inter. Cioè, perdevamo 1-0, eravamo a casa. Quanto mancava? 2-1. Wesley Sneijder. Mourinho corre da Giulio Cesar a abbracciarlo. Abbiamo fatto triplete, ragazzi. Porco Dio. Perdevamo. Gol di Milito, perdevamo. Con dentro Balotelli 80 punti. L'anno scorso Lazio-Inter. Come ci siamo qualificati per la Champions? Due gol negli ultimi 12 minuti. Mi dispiace, è così. E poi... Inter Tottenham di quest'anno. Com'è stata? Bella, È bello, perché o perdiamo o si vince così. Vincere normale non mi interessa. Chi se ne frega? Ma vincete voi, merdace. È così, merdace, vincete voi così. Vincete voi così. Comunque noi non abbiamo mai giocato in Serie B. Mai. Ma vale 10 Champions mai giocare in Serie B. Ma certo, vale 10 Champions. Ma chi se ne frega di voi? Che cazzo me ne frega a me di voi?